Questa settimana ci sarà, perché noi no, a me no. Abbiamo programmato con le associazioni di Angri un evento a settimana in questo castello. Speriamo tutti di una certa levatura, ci auguriamo, sia a livello scientifico che quindi questo sicuramente è fatto. Noi chiediamo, auspichiamo che anche la controparte, che non è controparte, ma che non siete controparte, ma che ci spingiate, ecco, questo è fondamentale. Abbiamo il piacere di avere la dottoressa Casola, che è il sovrintendente della sovrintendenza beni artistici e storici. No, non è così, non è azzeccata niente ora, perché il Ministero dei Beni Culturali, sapete che ogni Franceschini, ogni anno cambia un po' di cose, quindi ha cambiato anche prego. Buonasera a tutti. Mi rendo conto che il minimo di hilarità lo può suscitare il fatto. Effettivamente io ho cambiato da quando sono dirigente da non molti anni, ho già cambiato 3 volte denominazione, quindi effettivamente. Comunque noi siamo la sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio nell'ultima versione, perché abbiamo accorpato anche le competenze di archeologia, quindi adesso il referente sul territorio delle province di Salerno e Avellino, così come per le altre aree è unico, e quindi un'unica interlocuzione che nelle, come dire, aspirazioni ministeriali dovrebbe servire a snellire alcuni aspetti amministrativo-burocratici. È un po' una scommessa, perché le competenze sono complesse, molteplici. Chiaramente il dirigente è unico, quindi non può avere competenze storico-artistiche, archeologiche e di tutela del paesaggio dei beni architettonici, quindi diciamo, facciamo quello che possiamo, ma ce la mettiamo tutta con grande entusiasmo. E la mia presenza qui stasera è proprio per testimoniare l'attenzione dell'amministrazione nei confronti di tutte le realtà piccole e grandi che fanno parte del territorio. E, come dire, dare la dovuta attenzione a quelli che sono episodi importanti nella storia culturale di una comunità. Credo che il recupero di queste statue sia un evento che debba avere il giusto peso, la giusta sottolineatura, perché è comunque il recupero di una parte della storia del territorio. E, come ho avuto occasione di dire nella conferenza stampa, io ricordo con assoluta nettezza quando facevo la scuola elementare, avevo avuto 7 anni più o meno, una cosa del genere, e furono rimescate in Arno, io vengo da Firenze, e con un'analoga situazione, bombardamento dei tedeschi venuti via diciamo dopo l'8 settembre, furono bombardati i ponti e si perse, diciamo, con il crollo del ponte successivo a Ponte Vecchio, il corredo di statue che stavano al Ponte Santa Trinita. Poi una parte delle statue furono ritrovate, però mancava la testa della statua della Primavera, erano le 4 stagioni. E quando fu nel 61 ritrovata la testa della Primavera, ci fu, come dire, una manifestazione cittadina importante, e nelle scuole, io facevo elementare, ripeto, data grande rilevanza a questa cosa, che consentiva il recupero in completo di questo ponte, che era stato ricostruito per volontà della cittadinanza esattamente come era, rimontando le pietre che erano state ritrovate dentro all'arco. Allora, in un certo senso io ho visto una sorta di analogia in questa operazione, perché ancora una volta siamo a un bombardamento che ha distrutto la facciata della chiesa, la quale è stata in qualche modo recuperata, però mancava, come dire, il sigillo finale al recupero della collegiata, che detto fra parentesi io non conoscevo, e mi complimento con voi per questo gioiello artistico, è veramente un edificio di grande interesse, corredato di opere d'arte di estrema importanza, quindi credo che per tutti voi che dimostrate attenzione al patrimonio venendo ad assistere a questa manifestazione, faccia piacere il riconoscimento a tutti i livelli.
Io credo che sia importante questa operazione che è stata condotta anche proprio perché la testimonianza, e qui non mi voglio ripetere, però credo sia importante anche da parte nostra sottolineare, proprio voglio riprendere quello che diceva il sindaco, è dalla collaborazione, dalla sinergia che è stata messa in campo che si è potuto ottenere un risultato. Purtroppo devo dirvi che anche le strutture ministeriali non navigano nell'oro, come avete capito bene. Un tempo, io ricordo quando sono entrata in amministrazione, si facevano queste programmazioni in cui c'era ampio spazio per tanti piccoli momenti, tanti, anche momenti ecclesiastici che venivano diciamo, dotati di finanziamenti per il recupero. Oggi purtroppo noi facciamo ugualmente delle lunghe liste di monumenti, ma ci vengono tagliate, cioè, veramente ci viene tagliato anche l'essenziale. Per